Che avranno vinto, gli avranno dato una fornitura a vita di Coca-Cola, già ci hanno detto di no, quindi ci si è sfatato. Questo l'avevo capito perché sono venuti a mani vuote, quindi la Coca-Cola non gliel'hanno data. Non gliel'hanno data. Comunque, diamo ufficialmente il benvenuto qui in radio a Giacomo Cagnetti, buongiorno, ciao. E a Rovero Impiglia. Ciao. E ciao, eccoli qua, tutti e due belli pronti. Io devo essere sincera, ho dato un'occhiata ai vostri video e sono uno più bello dell'altro. Anzi, uno è un video pubblicitario, l'altro invece, com'è il nome tecnico? In realtà sarebbe uno short. Uno short, una roba corta. Una specie di cortometraggio in italiano. Una specie di cortometraggio, che è bellissimo, sono uno più bello dell'altro. Grazie. Ma come nascono queste idee? Chi le scrive? Chi è la mente? Chi è il braccio? Vai. Un pochino più vicino. Allora, in realtà le nascono insieme, perché lavoriamo fianco a fianco. Nello specifico, nell'ultimo cortometraggio realizzato per la Coca-Cola, io ho curato un po' di più la parte creativa, ho scritto il testo, insieme abbiamo poi scritto la sceneggiatura, abbiamo fatto il punto della situazione. E poi Giacomo, che è molto più esperto di me per quanto riguarda il punto di vista anche tecnico delle riprese, lui si è occupato di questa parte più nello specifico, però in realtà quando realizziamo una cosa insieme al 100% un prodotto, c'è proprio simbiosi totale, sì, in tutto e per tutto, sì. Ma esattamente come nasce? Cioè, nel senso, una persona scrive una storia, mi viene da dire, e poi la dovete disegnare? La dovete immaginare, vedere in qualche modo? Sicuramente dobbiamo vederla noi prima di tutto. Diciamo che quando si lavora in una situazione professionale, quindi con un'azienda che ti chiama, insomma, c'è anche lo storyboard, c'è la disegnatrice, devi proporre al cliente, quindi far vedere una sorta di fumetto. Una sorta di fumetto, sì. Nel caso di un contest, chiaramente noi non abbiamo un cliente a cui proporre, quindi diciamo che basta che sia chiaro a noi in testa quello che dobbiamo fare e poi lo realizziamo. Quindi sì, scriviamo la sceneggiatura, scriviamo carrellata in avanti, carrellata laterale, l'obiettivo, il movimento di camera. Cinese questa carrellata per me, che sarà, al massimo quello della spesa, però va bene sì, comunque. Ci scriviamo degli appunti per noi. Wow, assolutamente, molto affascinante questo mondo. C'è un telefono che suona, ma va bene uguale, non c'è problema, siamo live, quindi va bene anche così. Parliamo di questo video che è stato scelto tra 800 dalla Coca-Cola. Come è successa sta cosa? Quello dell'anno scorso. Sì, quello dell'anno scorso. Poi parliamo anche di quello di quest'anno. Sì. Allora, l'anno scorso innanzitutto chiedevano uno spot, quindi una pubblicità, un commercial, che naturalmente ha un linguaggio diverso rispetto a quello di quest'anno. E l'anno scorso, per farla breve, abbiamo deciso di partecipare. La Coca-Cola aveva lanciato questa sfida, di realizzare quindi una storia che raccontasse in 60 secondi una storia di cambiamento, dove un personaggio prendeva in mano la propria vita e decideva di poi risolverla al meglio, in positivo. Una svolta positiva. Esatto. Quindi una sera poi a cena ci è venuto in mente di realizzare la storia di questo barbone. E poi un paio di giorni per mettere in piedi la produzione l'abbiamo realizzato. In realtà quando realizzi qualcosa di tuo, è un figlio tuo, quindi per noi era già una cosa bellissima. Poi ricevere gli apprezzamenti degli amici naturalmente era un passettino in avanti, però avere il riconoscimento ufficiale da parte della Coca-Cola è stata una soddisfazione enorme. Ma il vostro spot è stato anche trasmesso a livello pubblicitario? Non lo sappiamo, perché noi abbiamo chiesto, ho mandato personalmente un'email proprio alla Coca-Cola per sapere. Noi abbiamo vinto, ma che avete fatto col nostro video più o meno? Non ci hanno detto, per magari politiche di marketing interno. Però che ancora la Coca-Cola non ve l'hanno consegnato, lo spot non l'hanno mandato in onda. Ma non si sa, perché magari potrebbe anche andare in onda in Taiwan e noi non lo sappiamo. Senza saperlo. Non è necessario che vada in Italia o in Europa. Quindi voi avete vinto questo concorso tra 800 partecipanti? Sì. 800, sì, in realtà che poi erano 141 finalisti e c'era un solo, insomma, un, solo un
cioè 800 hanno scremato, diciamo, ma anche vincere su 141 mi sembra una bella cosa, insomma. Soprattutto perché era un contest mondiale, cioè non era una, insomma, non era legata a San Benedetto. No, ma in realtà noi ce l'eravamo quasi dimenticato, perché erano passati 5-6 mesi da quando noi l'avevamo pubblicato. Cioè, della serie, l'ho messo lì, vabbè, sì, l'hanno visto, chissà, boh, forse. C'erano talmente tanti video, insomma, in gara, che prima che li avessero visti tutti. Sono passati quei 4-5 mesi. È arrivata questa telefonata? In realtà, noi supponiamo che comunque in qualche modo lo abbiamo usato, perché quest'inverno siamo stati anche selezionati per il NAMM, mm-hmm. che è un festival molto, cioè è un po' tipo l'Oscar degli spot in America. Certo. L'utilizzo della musica nei commercial, e siamo stati l'unico spot italiano a essere stato selezionato tra i 7, insomma, finalisti. Sono bravi, oh. Cioè, ti rendi conto? Però facciamo l'autografo adesso prima che escono. Foto e autografo, ovviamente. Quindi, cioè, se siamo stati selezionati per quel, insomma, per quel festival, che in realtà è molto prestigioso, cioè si suppone che da qualche parte sia stato visto. La cosa strana è che lo spot dello scorso anno, quello del chitarrista con cui abbiamo vinto, bello. È mm-hmm. stato criticato da molte persone, sì, proprio per il fatto che noi non abbiamo fatto ascoltare l'assolo di Giancarlo, mentre abbiamo lasciato andare questa parte di violini molto intensa, sì, e molte critiche sono arrivate proprio per questo. Quindi perché avete tolto l'audio là solo? In effetti anch'io me lo chiedevo, dico, ma com'è? Hanno messo solo la musica molto bella, però in effetti non si sente lui che suona. E ho pensato, boh, sarà stata una scelta di marketing, sì, infatti, azzeccata, perché se vi hanno premiato, esatto, vuol dire che è piaciuta. Quindi è curiosa questa cosa. Sì, molto 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 quindi curiosa. Quindi ricevere delle critiche per l'uso della musica, l'uso proprio essere, della musica. Sì, poi essere selezionati come... E aver vinto equivale a dire tiè a tutti quanti. Poi abbiamo perso contro gli OK Go, quindi ci possiamo anche permettere di dire OK, sì, abbiamo perso. Abbiamo perso, vabbè, che contro vuoi farci succedere. Citroen e OK Go. Sì, anche la Volkswagen. Vabbè, però insomma è andata bene così, complimenti. Quindi Coca-Cola, niente, non me l'hanno data manco una lattina di quelle piccole, nulla, certo, però vi hanno riconosciuto qualcosa a livello economico. Sì, sì, c'era un premio in denaro, insomma... Quanti milioni di euro? 20 milioni di euro. Vabbè, io non lo dico. No, vabbè, di certo non vi hanno cambiato la vita. I premi di questi contest non sono sicuramente premi che ti cambiano la vita. No, diciamo, però magari ti danno un aiuto in più per poter proporre qualcos'altro, per poter lavorare ancora e andare avanti. Quindi il premio vero in realtà è arricchire poi il tuo portfolio di... anche questa cosa che non è da poco, esatto. Beh, anche una soddisfazione, diciamo. Beh, una bella soddisfazione, direi. E invece questo nuovo contest di quest'anno, l'avete già inviato il video? Sì, 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 quindi bisogna aspettare. La scadenza era il 21, mi sembra. 21 febbraio? Febbraio. Il 21 febbraio. Ok. E, insomma, vabbè, anche quest'anno lo stesso portale che promuoveva, insomma, il contest dell'anno scorso, che si chiama EICA, uh-huh, quest'anno aveva pubblicato questo bando di concorso per la realizzazione di questo cortometraggio, sì, senza limiti di tempo. Quest'anno chiedevano una storia che raccontasse le emozioni che si provano quando si fa l'esperienza di qualcosa per la prima volta. Sì. E, noi in realtà un po', insomma, ci riteniamo anche fortunati che stiamo lavorando molto in questo periodo. Abbiamo lasciato andare un po' questa cosa pensando di non avere tempo poi per realizzarla. Certo. Alla fine abbiamo trovato questi 3 giorni per farlo, e effettivamente posso garantire che l'abbiamo fatto in 3 giorni. Vede che è fatto anche in 3 giorni, perché è fatto molto bene. Anche perché ci hanno prestato parecchio anche da EICA, nel senso che a me mi è arrivata un'email proprio dalla... Vabbè, d'altronde voi avete vinto, esatto, l'anno scorso, era brutto dire com'è. Si aspettavano che insomma, avete vinto l'anno scorso, quest'anno riproponetevi, magari anche un attimo avvantaggiati, essendo appunto i campioni in carica. O svantaggiati, perché poi ci si aspetta qualcosa di più. Ma guarda, io ripeto, ho già visto entrambi i video e sono tutti e due stupendi. Grazie. Quello nuovo, secondo me, è anche qualcosina in più rispetto a quello precedente, quindi siete stati davvero molto molto bravi. Per questo dicevo, in 3 giorni non si nota che l'avete fatto in 3 giorni. Proprio belli. Poi si vede che è girato tutto qui a San Benedetto, si vede il porto, si vedono delle belle immagini, quindi sì, bravi. Cerchiamo sempre di inserire qualcosa della nostra cittadina nelle cose che facciamo, anche perché insomma ci viviamo. Giustamente. E, gli attori invece come li avete scelti? Sono sempre della zona, sono attori professionisti, li avete amici? Gli attori, chiaramente, non essendoci un budget a priori, non possono essere professionisti, perché non è che possiamo investire, certo, per partecipare a un concorso, quindi sono sempre amici, amici di amici, cerchiamo
Diciamo che prima cerchiamo di capire chi è che ci serve quando scriviamo la storia e poi in base a quello che abbiamo scritto cerchiamo chi può essere adatto a fare il tutto. L'atleta che si muove nel video, quello nuovo insomma che è in concorso adesso, è della zona, è un ragazzo, un tuo amico? Innanzitutto il corto si chiama The Jump e il protagonista è Mirko Tulli, che è un ragazzo molto talentuoso di San Benedetto del Tronto, ha 23 anni. E è un atleta, cioè è una persona che vive per lo sport, per questa passione che ha, per l'acrobatica, arrampica, sicuramente è una bella persona. E ci eravamo già conosciuti un paio d'anni fa e avevamo in programma di fare qualcosa insieme prima o poi e questa è stata l'occasione giusta. Più che altro noi parlandone anche per la realizzazione di questa storia, volevamo realizzare, c'erano venute in mente altre storie anche. Dopodiché, insomma, ci siamo anche spinto un po' da Giacomo, ci siamo poi soffermati su questa, su questa metafora di questo ragazzo che si trova di fronte ad un ostacolo da saltare in questo caso. E ogni volta che si trova di fronte a qualcosa di apparentemente insormontabile si ricorda di quando era bambino e insomma dovette affrontare il suo primo salto mortale. E quindi ecco, in realtà la metafora di un salto proprio fisico ci sembrava una bella immagine per rappresentare la paura, l'ansia, tutto quel clash di emozioni che si provano quando si fa qualcosa per la prima volta, che in realtà sono emozioni che provi perché tu una cosa non l'hai fatta mai, quindi certo, non sai se sei preparato, non sai se sei adeguato. Davanti a quell'ostacolo ci siamo passati tutti, esatto, e comunque continueremo a passarci, quindi è un video che ti tocca proprio sul vivo. E attualmente in cosa siete impegnati, oltre a questo video che è in concorso? Ma attualmente diciamo che ognuno di noi ha propria. Sì, ha i suoi clienti, ha le sue conoscenze, quindi quando possiamo sicuramente collaboriamo sempre. Perfetto. Sogni nel cassetto? Cosa vorreste fare? Un film che vi sarebbe piaciuto dirigere, che ne so, uno... Ma un film che ci sarebbe piaciuto dirigere? Oddio, bella domanda. Lo so che bella questa domanda, è complicata forse. Ma, che dici, Giacomo? Sicuramente tutta la filmografia di Kubrick. Così non fai torto. E invece tu, Rovero, cosa ne pensi? Bella domanda. Dei film che già sono stati diretti sicuramente non... Non per stima nei confronti delle persone che già l'hanno fatto, non lo so. Bisogni, vabbè, cioè, io almeno personalmente ce n'ho tanti, anche perché si vive anche di questo. Non lo so, meglio rimanere piantati anche nel presente. È vero che per sfondare in questo mondo bisogna andare all'estero? Ma io gli sto facendo delle domande difficilissime, immagino. Sicuramente magari fino a 30 anni fa era obbligatorio, non avresti potuto fare nulla rimanendo qua. Oggi per fortuna c'è questa cosa davanti, che è anche davanti. Sì, grazie al cielo, internet, computer ci aiuta di essere collegato col mondo, quindi diciamo che non è sicuramente aiuterebbe, ma si può anche cercare di stare nella propria cittadina. La prossima tappa è vincere di nuovo il contest della Coca-Cola. Si partecipa per vincere. Assolutamente. Possiamo votare noi in qualche modo, farci sentire? No. Decidono solo loro. vabbè, facciamo così. Noi comunque vi facciamo i complimenti perché siete stati davvero bravissimi. Complimenti grandi, sinceri, reali. In bocca al lupo per qualunque altra cosa e i nuovi progetti, quando avrete voglia, potrete venirceli a raccontare qui in radio. Grazie mille. Va bene. Grazie. Una buona giornata, a presto allora. Ciao. Grazie ragazzi. Ciao a voi, ciao. Volevo mettere Coca-Cola di Vasco Rossi, ma non l'ho trovato. Piccolo spazio, pubblicità. Facciamo una foto? La foto di dietro qua dentro è la sauna. Mettetevi in postazione, va. Oh, non so smorcio questo.